al termine della Seconda Guerra Mondiale, gli stati d'Europa e dell'Asia in cui si era combattuto erano ridotti in macerie e il bilancio delle vite distrutte impressionante. Le proporzioni e la ferocia del conflitto erano state tali che nel giugno del 1945 fu fondata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, meglio conosciuta come ONU, con lo scopo di mantenere la pace tra le nazioni. Al termine del conflitto, l'Europa risultò divisa in due blocchi, ciascuno gravitante intorno ad una delle due superpotenze che si erano manifestate durante la guerra, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. Una linea invisibile separava nettamente l'Europa dell'Est e quella dell'Ovest. Questa linea divenne nota con il nome Cortina di Ferro. Le differenze fra le due superpotenze erano politiche ed economiche. Vennero create anche due alleanze militari contrapposte. Nel 1949 nacque la NATO, cui aderirono gli Stati Uniti, quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale e il Canada. Nel 1955 fu invece creato il Patto di Varsavia, composto dai paesi a regime comunista con l'esclusione della Jugoslavia. Fra i due blocchi ci furono per circa 40 anni fortissime tensioni. Senza mai entrare in un conflitto diretto, USA e URSS sostennero su opposti fronti diversi conflitti, investendo ingenti quantità di denaro per dotarsi di armamenti sempre più potenti, in quella che fu definita una corsa agli armamenti. Insomma, in tutto quel tempo furono continuamente in guerra, senza mai esserlo direttamente. Per questo motivo parliamo di guerra fredda. Il primo grande conflitto della guerra fredda avvenne in Corea, un paese diviso a metà alla fine della guerra. La Corea del Nord era sostenuta dall'URSS e quella del Sud dagli USA. Dopo milioni di morti, la divisione fu definitiva. Un altro momento di grandissima tensione si determinò nella Germania divisa, con la costruzione di un muro che divise in due la città di Berlino. Da una parte c'era la zona sotto influenza sovietica, dall'altra quella di influenza occidentale. Il muro di Berlino divenne un vero e proprio simbolo della guerra fredda. Per questo nel 1963 il presidente John Fitzgerald Kennedy tenne davanti ad esso uno storico discorso. La crisi cubana fu un altro momento di grande tensione durante la guerra fredda, quando l'URSS installò nell'isola di Cuba delle basi per missili atomici. Cuba è molto vicina agli Stati Uniti e gli americani temevano che quei missili potessero colpire il loro territorio. Per qualche giorno il mondo tremò. Poi si giunse ad un accordo. Le basi vennero smantellate e gli Stati Uniti si impegnarono a rispettare l'indipendenza di Cuba.